Star Trekkiani, che siete giunti fino a qui, è arrivato il momento di chiudere la super classifica dei film di Star Trek. La top 5 ci attende con clamorosi risultati. Partiamo! Il primo grande risultato è senza dubbiamente la risposta di voi MTIers, che subito vi siete triggerati nel ritrovarvi il video della prima parte della classifica Trek. Se ancora non lo avete visto, correte immediatamente a recuperarlo, ma soprattutto avete fatto tante note interessanti e condivisibili alle mie discutibili preferenze. Ma alla fine sono qui anche per far cagnara e creare appunto discussione mettendo in dubbio le vostre certezze. Ma passiamo al sondaggio a cui avete partecipato in molti e i cui risultati definitivi potete vedere apparire qui al mio fianco. Sono rimasto abbastanza sorpreso che diate la vittoria a primo contatto così netta. Avrei detto che tra voi ci fossero più fan classici che della nuova generazione, ma si vede che l'equipaggio di Picard alla fine ha veramente colpito nel segno. Ora però vi tolgo qualsiasi dubbio e andiamo a scoprire chi ha veramente vinto, secondo me. Dai! In quinta posizione non posso che mettere Generations. Insomma, è il primo film uscito nel 94 in cui arriva finalmente il cast rodato di The Next Generation. Film noto ai più per lo schianto dell'Enterprise su di un pianeta a causa della guida spericolata di una donna. In realtà il consigliere Troy fece una ottima e difficilissima manovra, ma siamo dei maschilisti e quindi... Ah, giusto, non è solo questo per cui viene ricordato, è anche un ottimo film in cui Kirk e Picard si annutano per salvare milioni di vite. Un film di cui forse non ci sarebbe stato veramente bisogno, è molto fanservice per me, e che sarebbe ben bilanciato se non fosse l'eccessiva voglia di apparire di Shatner, ma lui è Kirk. Ci avviciniamo al podio e il cucchiaio di legno va ad Undiscovered Country del 1991, un film veramente Trek, tanto Trek che trasuda Trek, ma che non mi sento di mettere sul podio. Un film sui Klingon, introspettivo della loro cultura e che mette in una posizione difficile Kirk e McCoy, accusati ingiustamente di omicidio. Un film che è una incredibile chiusura di un ciclo durato 25 anni di serie classica e da cui non si poteva certo volere di più, sicuramente da vedere e rivedere per un vero fan. E il gradino più basso del podio è occupato da First Contact, film del 96 col solo cast di The Next Generation. È probabilmente quello che gli rende anche più giustizia. Un film d'azione ma anche riflessivo e introspettivo, che si prende i suoi tempi e che ha anche qualche problema e forzatura, ma che non può che rimanermi nel cuore per il fatto che è stato il primo che vidi in sala, per la bellissima Enterprise e poi, dove li vogliamo mettere gli occhi di Geordi LaForge e la presenza del fantastico Dwight Schultz, però bastano queste due cose a coprire una regina e un alcolizzato che non voleva certo diventare un eroe? Un film che riesce, cambiando però l'approccio di quelli passati. Rullo di tamburi! Non c'è, vabbè. Sono rimasti solo due film ed entrambi della serie classica, quindi è inutile che vi dica chi è arrivato secondo. Passiamo subito alla mia prima, personalissima posizione. The Wrath of Khan, uscito nell'82, è per me il più bel film di Star Trek. Una storia profonda, un finale da infarto e un Montalbano impressionante nel creare il miglior super cattivo di sempre. Non c'è altro da aggiungere. Un film che in ambito Trek è probabilmente la perfezione da rivedere e rivedere per come si costruisce una storia e dei vari personaggi profondi e realistici, capito JJ. Incredibile pensare poi il cambio netto di paradigmi rispetto al precedente film, lo ripeto, riuscitissimo. Ammetto di essere stato combattuto, ma The Voyage Home poteva ambire al massimo alla seconda piazza e per pochissimo ci è arrivato. Un film con un problema grande come la gravità solare per fare viaggi nel tempo, ma è anche un film che appunto non si prende per nulla sul serio e che rivolta ancora una volta le aspettative su Star Trek reinventandoselo. Un film ironico, comico e con quella vena ambientalista che si respirava sul finire degli anni 80. Siamo infatti nell'82.
1996 e una delle scene migliori è quella di Scotty, interpretato da un grandissimo Doohan, in cui prende in mano uno dei vecchi mouse a pallina e ci parla come se fosse un comunicatore. Infine, è proprio quel senso di riuscire a mettere assieme tecnologia e ambiente che me lo fa preferire e le balene le abbiamo salvate, almeno per ora. Prima di concludere voglio riprendere il motivo per cui Star Trek per me sia rimasto così importante in un momento di crescita e di nerditudine devastante. Questa serie di film ti lascia un messaggio sempre positivo, un messaggio di gruppo, un messaggio di fratellanza e di potercela fare insieme nel raggiungere un risultato altrimenti insperato. Il poter mettere poi assieme tecnologie e rispetto per l'ambiente e biodiversità, come dicevo poco sopra, è quel qualcosa che mi ha sempre preso, perché la tecnologia è il futuro, ma l'ambiente è la nostra stessa vita e poterli far funzionare entrambi è per me il massimo. Per questo ho da subito amato Star Trek e il messaggio profondo e ben sviluppato da Roddenberry, un messaggio la cui assenza fa venire meno il titolo Star Trek dalle opere. Purtroppo nelle nuove produzioni è inutile dire che questo messaggio è veramente annacquato o addirittura assente, se non contrario, e questo è per me il più grave affronto che si possa fare ad un'opera, alterarne e travisarne il significato originale voluto dall'autore. Concludo col voler porgere un ringraziamento ad un fan, ma prima mettete il solito mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e commentate dicendomi secondo voi quale sia la vostra personalissima e definitiva classifica di questi film. E soprattutto quanto io ne capisca di Star Trek, infatti ho solo 25 anni di fandom alle spalle, che volete che ne sappia. Comunque, grazie a Simone Fornasier, che rispondendo ad una mia storia su Instagram mi ha suggerito di fare questa classifica dei film, spiegando perché per me fosse importante questa classificazione e il peso dei messaggio Trek nella mia crescita. Spero che abbiate apprezzato e alla prossima MTIers, ciao!